Macervia alle Saline. Allora, vi salutiamo da Cervia, ricordatevi di iscrivervi al canale, di metterci like e commentate qui sotto, mi raccomando. Vi salutiamo tutti e tre, ma stavolta è dietro la camera e invece qui abbiamo la nostra piccola star che è l'Aurorina, che ci ha seguito anche lei in moto. Adesso vi portiamo fino al porto canale di Milano Marittima e poi dopo andiamo fino un attimo alla Casa delle Farfalle, così vi facciamo vedere due luoghi di interesse qui a Cervia. Sta arrivando un nero laggiù in fondo. Le saline di Cervia per noi sono praticamente una cosa scontata perché ci passiamo sempre per arrivare al mare. In realtà sono un posto bellissimo, ci sono tutti questi laghi artificiali dove il sale praticamente viene prodotto con l'evaporazione dell'acqua del mare. È tutto un reticolo di canali e di laghi, poi è anche una riserva naturale. Vengono un sacco di specie di uccelli a nidificare e poi ci sono anche degli uccelli migratori tipo i fenicotteri. I fenicotteri quando vengono sono veramente belli, anche per tramonto e all'alba si vede, stanno sguazzando nell'acqua a raccogliere i pesciolini o comunque i piccoli molluschi che sono in questa riserva. Qui viene prodotto il sale dolce di Cervia, sale integrale puro, e praticamente stavo leggendo che si chiama sale dolce proprio perché è solo cloruro di sodio, non è inquinato da altri tipi di sali che praticamente dopo sono amari. Poi là ci sono tutte le montagne del sale che sono proprio qui dietro questa struttura. C'è una montagna che è tutto sale quello. E poi di qua il sole! Ecco, qui siamo sul lungomare di Cervia. Prima questo è il Grand Hotel di Cervia. Adesso dovremmo arrivare verso il Porto Canale, dove ci sono tutte le barche al molo. Questo si può fare anche tranquillamente a piedi. Infatti di solito d'estate facciamo tutte le nostre passeggiate qui. Allora, qua c'è il ponte mobile, che è praticamente quello che aprono per far passare poi le barche. E invece qua c'è l'antico magazzino del sale, che hanno tutto ristrutturato, infatti è veramente stupendo. Adesso ci fanno soprattutto del turismo, infatti vengono anche le scuole per vedere come si faceva il sale una volta. Hanno mantenuto viva la loro storia in pratica. Anche il magazzino al suo interno è tutto ristrutturato e ha ancora tutta la vecchia attrezzatura che si utilizzava per fare il sale. Adesso qua vedrete il canale di Cervia dove ci sono tutte le barche al molo, con lì sempre il magazzino del sale. Anche qui è stato tutto ristrutturato il magazzino del sale, qui addirittura all'interno hanno fatto un ristorante che si può mangiare anche all'esterno su quella piattaforma. Sempre tutta la camminata del Porto Canale con tutti i pescherecci. La mattina qui d'estate si viene a prendere il pesce, che ci sono tutti i pescherecci che attraccano al mattino e puoi venire a comprare il pesce.
questo è il faro di Cervia. Qui è dove arriva sempre la motonave New Ghibli. Questo è il nuovissimo Hotel Palace 5 stelle di Milano Marittima. Porto Canale Cervia Milano Marittima. Magazzino del sale ristrutturato al ristorante con piattaforma con tavoli fuori. Siamo alla Casa delle Farfalle, prima traversa di Milano Marittima, veramente la Casa delle Farfalle, specialmente coi bambini, ma anche gli adulti se gli piacciono gli animali è stupendo. Ci sono veramente le farfalle da venire a vedere, sono meravigliose, ci sono anche altri tipi di insetti, è proprio da passarsi una mattinata e in più so che ci vengono anche le scuole. Qui siamo comunque alla prima traversa di Milano Marittima, dove c'è il canale che è poi quello che porta invece l'acqua alle saline, che dopo c'è una rete di canali attorno alle saline e l'acqua parte da qui e poi dopo risbuca da Cervia. E per il nostro weekend di Pasqua direi che il giro di domenica finisce qui, perché adesso andiamo a mangiare dai parenti. Domani invece andremo a fare un giretto velocissimo coi Bobby la mattina e poi dopo ritorniamo a fare la Pasqua con i nostri parenti. Nel frattempo ricordatevi di iscrivervi, di metterci like e commentate qui sotto, che così riusciamo a parlare o a conoscerci. Siamo appena arrivati, allora ritrovo Bobby sempre allo Smile Café a Barbiano. Ora chiediamo a Mauro dove ci porta. Mauro, dove andiamo? Lì e poi basta. Allora andiamo, adesso andiamo al Zello, poi del Zello prendiamo la panoramica verso il Vero. Ciao, buongiorno. Sì. Poi dopo Fontanelice recuperiamo Claudio. Sì. Poi c'è Sassoleone andiamo giù per la Bordone, Castel del Rio andiamo a Moraduccio, da Moraduccio facciamo Palazzari, Palazzolo, poi tutti a casa perché è Pasquetta e... Ciao. Siamo a Fontanelice, che stiamo raccogliendo anche Claudio, e dopo andiamo verso il Belvedere, poi dopo andremo a Castel del Rio. Siamo a Fontanelice, adesso proseguiamo verso Sassoleone e poi dopo andiamo al Belvedere e poi a Castel del Rio. Siamo arrivati a Sassoleone, adesso andiamo verso Belvedere. Noi dopo devieremo verso Castel del Rio per andare verso casa e da qui invece in realtà si arriva verso il passo della Raticosa se si prosegue. Ecco qua, guarda il panorama. E laggiù, adesso quando siamo in curva si vede meglio, laggiù ci sono le eoliche, che sono quelle dove c'è la Raticosa. Allora, dalle eoliche c'è una strada ghiaiata che si può percorrere in off-road tranquillamente. Consigliatissimo per venirci a mangiare, però bisogna che prenotiate un attimo in anticipo, non ha sempre tanto posto. E ora da qui andiamo a Castel del Rio, che è famosissimo anche per il suo ponte. Castel del Rio si trova nella Valle del Santerno. Quello è il ponte di Castel del Rio. Rimane molto dietro la vegetazione. Ecco la rocca di Castel del Rio
con l'aereo, il cannone. Adesso ci fermiamo qua a prendere un caffè. Qui fanno sempre un sacco di sagre, c'è la sagra dei Maroni. Pausa caffè. Adesso dove andiamo? Allora, ora andiamo verso Firenzuola, quando siamo a Cognale, sì. Giriamo a sinistra, verso Palazzuola, facciamo il passo paretaio. Perfetto. Ho chiamato anche Fagiola. Va bene, grazie. Prego. Adesso siamo usciti da Castel del Rio e andiamo verso Firenzuola. Percorriamo la Montanara, deviamo per Palazzuola. Che oggi sono scatenati, il sole è stupendo, non scalda niente, è freschino, infatti ho già la mano congelata, ma vabbè, ecco che riguardiamo come sta la nostra carovana dietro, ma direi che sono tutti a posto. Stiamo passando dentro Palazzuolo. Stiamo scendendo da Palazzuolo per una delle strade che piacciono di più, infatti stiamo anche incrociando un sacco di gruppi adesso. Salutiamo, ciao, che noi dobbiamo andare. Ciao Virginia. Ciao. Mettete dei link. È bravo. Bravo, bravo. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Buona giornata. Buona Pasquetta a tutti. Grazie a voi. Ciao. Allora, abbiamo appena salutato Bobby. Adesso siamo venuti a Montebrullo che continuiamo la nostra Pasquetta noi e quindi andiamo a mangiare. Vi salutiamo qui anche per oggi. Ricordatevi di iscrivervi, di metterci like, mi raccomando, e commentare qui. Ciao a tutti!